Per la prima volta nella sua storia il Monastir raggiunge la finale di Coppa Italia, lo fa battendo con un complessivo 3-2 l'Arborea, vittoria per 1-0 nel ritorno al comunale dopo il 2-2 dell'andata. La prima occasione del rientrante Cannizzaro al secondo esordio dopo l'esperienza nella passata stagione sul suo tiro cross deviato da Ivan Grimbaum, il portiere Petucco alza sopra la traversa. Poi Frau dalla destra si inventa questo cross per D'Agostino, anticipato in maniera provvidenziale dalla difesa dell'Arborea, che andrebbe anche in rete con il numero 9 Nicola Pintus, ma c'è fuori gioco. L'assistente alza la bandierina e non vale quello che sarebbe stato lo 0-1, così come non vale l'1-0 di Arangino, che aveva saltato Petucco su assist di Pinna. Anche in questo caso c'è una segnalazione di posizione irregolare ed è tutto inutile. Ci prova Pinna da fuori con la parata di Petucco a terra, mentre dall'altra parte sul rilancio di Aleko Grimbaum il numero 22 dell'Arborea Marco Azzeni prende il tempo a Bellu, va a calciare e termina alta la sua conclusione sopra la porta difesa da Galasso. Dall'altra parte Cannizzaro innescato sulla destra, Mancino a giro, molto bello, pallone che termina di un soffio al lato della porta difesa da Petucco, su cross poi dalla sinistra si coordina per la rovesciata D'Agostino ed è provvidenziale l'intervento a salvare di Aleko Grimbaum, ma al 37esimo arriva l'1-0 su tiro di Arangino, parato dal portiere Petucco. Cannizzaro rimette in mezzo ed D'Agostino va alla conclusione con il sinistro, stavolta con il tempo e lo spazio giusti per la battuta a rete, gol numero 11 in stagione di Alessio D'Agostino, dopo averne fatti 9 in campionato. Arriva anche il secondo in Coppa, molto bravo Cannizzaro a raccogliere il pallone respinto dal portiere, poi D'Agostino è magistrale nel posizionarsi alla meglio a centro area per battere a rete e fare 1-0. Ancora il Monastir col pallone toccato al limite per Podesu, il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Con le immagini nel secondo tempo, lanciato Arangino, pallone che poi diventa buono per la conclusione con il sinistro di D'Agostino, il portiere alza in angolo quando il pallone stava scendendo sotto la traversa. Nuovamente D'Agostino raccoglie in aria, serve Arangino sulla sinistra, cross perfetto per Frau che è contrastato al momento del colpo di testa, manda a lato quando sembrava quasi fatta per il gol del 2-0, poi l'Arborea ci prova con la conclusione ribattuta di Marco Azzeni, va poi al sinistro Paolo Azzeni, pallone a lato, mentre Petucco, sempre su un'azione da piazzato sull'angolo dalla destra, salva sulla deviazione ravvicinata di Pinna, su punizione di Mattea, pallone battuto nell'area piccola, non riesce a deviare nessuno, quando lo fa Ivan Grimbaum il pallone è già uscito. Dall'altra parte il cross dalla destra per l'aggancio di Arangino, si porta il pallone sul sinistro, va al tiro, anche in questo caso contrastato, pallone che finisce sul fondo, nuovamente Arangino lanciato sulla sinistra, cross al centro, deviazione di Ivan Grimbaum e Petucco salva. Poi è bravissimo Alberto Piras a recuperare palla, a saltare due avversari, presentarsi in area, destro che termina sul palo, poteva essere il coronamento di una grande partita quella di Alberto Piras con la marcatura personale, invece per un soffio non riesce a fare 2-0. L'ultima occasione qui con Riep che va via sul fondo, mette in mezzo, in tre dell'Arborea fanno un muro, poi conclusione due volte respinta, ma poi non c'è più tempo, finisce 1-0 Monastir Arborea, il Monastir in finale di Coppa contro la Lanteri Sassari.